Avevi un piano, ci hai provato, hai fallito. In questo momento non mi sembri nelle condizioni di trovare Herman. Basta! Ma che cazzo è? No, no, merda! Cristo, che cazzo vuoi da me? Ci stiamo mettendo troppo. Creperemo prima di scoprire come tirare fuori il chip. Mi volevi morta. L'hai detto tu. Pensavo di aver chiarito a sufficienza che ho cambiato idea. Adesso ti voglio viva. Te l'ho già chiesto. Che cazzo vuoi? Ho pescato una carta, esci gratis di prigione. Sarei un idiota a non approfittarne. Vedi, tra me e l'Arasaka c'è un conto in sospeso da 50 anni. E vorrei saldarlo. È per questo motivo che mi servi. Perché? Per qualche ideale fuori moda? O per una vendetta personale? Non ti devo spiegazioni. Devi solo portarmi dal punto A al punto B. Senti, so un po' di cose. Tipo come salvarti la vita e con chi parlare per farlo. Tutti liberi del chip e io distruggo l'Arasaka. E siamo tutti contenti. Ci serve il Soul Killer. E lo troveremo nel Mikoshi. Mikoshi, che cos'è di preciso? Ok, partiamo dalle basi. Se sei connessa alla rete, l'Arasaka può usare il Soul Killer e un IA per friggerti il cervello e intrappolarti la mente e l'anima. Riesci a seguire quello che dico? Sì, ho visto i tuoi ricordi. Ti hanno proprio fatto la festa. Ok, forse dovremmo chiarire qualche punto, ma ci arriveremo. Comunque, quando il Soul Killer ti frigge, ti bolle, ti cuoce, tu muori. Ma quello che hai nella mente viene prima copiato in un engramma. Certo, è così che sei diventato un costrutto. Esatto. Ascolta, è dal Mikoshi che agisce il Soul Killer. Ed è lì che imprigiona gli engrammi delle sue vittime. Ancora non capisco cosa c'entri il Mikoshi col mio problema. Beh, non brilli certo per acume. 50 anni fa, esperimenti sulla mente umana. Il Mikoshi era l'unico posto al mondo dove facevano cose del genere. E penso che lo sia ancora. Fidati, tutte le strade portano lì. È lì che risolveremo i nostri problemi. Tu il tuo, io il mio. E come pensi di annientare l'Arasaka stavolta? Hai un'altra atomica nel cassetto? Stavolta la bomba si chiama Alt Cunningham. E dovrei sapere chi è? Non ancora, ma lo saprai quando troveremo quello che ci serve. Adesso non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo entrare nel Mikoshi. L'avevo promesso, no? Prometterlo è una cosa, mantenerlo è un'altra. Allora, hai scoperto qualcosa? Evelyn non è più al Clouds. Il suo chip comportamentale era danneggiato. A quanto pare l'hanno portata da un bisturi di nome Fingers. Oh, merda. Sai dove posso trovare questo Fingers? Sì, gestisce una piccola clinica a Jig Jig Street. Cazzo, vi circolano brutte storie su quel tipo. Sto andando lì, per cercarla. Le avevo detto di stare alla larga dal Cloud. D'accordo, a dopo, Vi. Ah,
Lo ammetto, il posto non è niente male. Quindi preferisci questo al Clouds? Ehi, almeno qui sai quello che compri. Ti ha dato un chip gratis? Vaffanculo! Sì, un modello base, ma funziona. Quindi non ti ha chiesto soldi, nada? Neanche a rate? Te l'ho detto, finito, mi ha salutato. Ci vediamo. Vieni qui. Dan. Virus nel mio nucleo. Danneggiato. Ti prego, ti prego. Bene, bene. Cosa abbiamo qui? Quanto sei carina. Se stai cercando uno svago, potrei fare al caso tuo. Gentilmente, levatevi dal cazzo. Yo, hai sentito che ha detto questa troia? Attenta a come parli. Te lo ripeterei anche, ma non servirebbe. La tua testolina vuota non ha il cervello per capirlo. Farai meglio a scusarti, troia! Dovresti valere qualcosa per avere le mie scuse. E tu sei feccia, non vali un cazzo. Nessuno parla così a Little Loco! Sì, così! Fagliela vedere, bella! Preferirei vivere qui. Non spegnere. Oh, animal grazioso e benigno. Che visitando vai per l'aere perso? Noi che tingemmo il mondo di sanguigno. Se fossi amico, il re dell'universo. Che diavolo è? Noi pregheremmo lui della tua pace. Sembra un vero paradiso. 24 ore senza dolore e senza ricordi al termine dell'effetto. Beh, chiamali scemi.
Ehi, tutto bene? Non ho intenzione di nuotare. Odio l'acqua. Non vedi che non importa a nessuno? Fingers, sai dove posso trovarlo? Se potessi fare il cambio, sai. Perché deve essere tutto così convoluto? Alla fine non ti resta altro che cavi strappati e bottiglie vuote. Ehi, giù le mani! Credi che abbia paura di te, Scricciolo? L'avrai quando tutte le mox di questa città pioveranno su questa fogna. Se hai un problema finanziario, va a lamentarti in tribunale. Vaffanculo e lasciami in pace! D'accordo, capito! Non ti sopporto più! Pagami quello che mi devi e vattene a fanculo nei tuoi pascoli erbosi! Non ti devo un cazzo! Oh sì, invece! E quel cazzo vale circa 20.000 eddi! Cosa? No, quel numero di merda te lo sei inventato! Ehi, attenta a come parli, puttana! Ehi, guardati allo specchio. Chi ha pagato tutto? Credi che Fingers ti avrebbe riparato la faccia gratis? Se vuoi uscirne, devi rimborsarmi. Spero che questo farà capire a quei coglioni di starsene alla larga. Mi vedi? C'è una fila qui. Ah, non si supera. Metti il culo. Questo sulla Fingers, sedia, lo conosci? Il tuo turno. Ho sentito alcune cose, sì. Ad esempio? A volte gli scivola la mano. Mi fa piacere che sei venuta. Sono preoccupata per lei, V. Non sapevo che le fosse successo qualcosa. La troveremo, ne sono sicura. Dopo il colpo, Evelyn si è rifugiata dalle Mox per un po', giusto? Giusto. Quindi perché diavolo è tornata al Clouds? Pensava che lì sarebbe stata più sicura. Dio solo sa perché. Ho cercato di convincerla, ma non mi ha dato retta. Hai parlato con Fingers? Magari. È più difficile che parlare con i migliori dottori della città. Aspetteremo un'eternità, me lo sento. Non è che potresti parlare con quelle e chiedere di saltare la fila? Perché io? Mi sa che non gli vado a genio. Dai, provaci. Oppure inventati qualcosa di meglio. Lei significa molto per te, vero? E come saresti arrivata a questa conclusione? Appena hai saputo dov'era, sei venuta di corsa. Quando arrivi a conoscere Evelyn, non vuoi più lasciarla. Lavoravi al Clouds? Non come Doll. Sintonizzavo i loro virtù. È lì che ho incontrato Eve, Tom e gli altri. Credi che Evelyn sia qui da qualche parte? Da un lato spero di sì, perché voglio trovarla in fretta. Dall'altro, Dio, spero di no, perché chissà che cosa potrebbe averle fatto quello squilibrato.
Hai visto una ragazza con i capelli blu qui? Aveva un chip da doll. Credo di sapere di chi parli. Fingers l'ha operata, sì. È ancora qui? Non ne ho idea. Devi chiederlo a lui. Vedete la mia amica? È messa molto male. Non è che ci lascereste passare avanti solo per questa volta? Ma certo, tesoro, passa pure. Ehi, aspetta un attimo. Non sembrava così grave un attimo fa. È una tipa tosta. Si tiene tutto dentro. Ora cerca di aprire. Forza, andiamo. E ora? Meglio. Aspetta, qualcosa non va. Vedo tutto sfocato. Il precedente proprietario della faccia aveva un volto più allungato del tuo. I bordi stirano i tuoi nervi ottici. Non preoccuparti, gli occhi che verranno. Sa che ha finito. Entriamo. Sì, salve. Cosa posso fare per voi? Mi serve solo un minuto. Un minuto? Tutto qui? Peccato. Potrei guardare con le tue labbra carnose per ore. Persino giorni. Ma ora sono un po' occupato. Siete Tiger Claws? Per quanto ne so, ho pagato tutto. Siamo con le Mox. Le Mox? Perché non l'avete detto subito? Allora, cosa vi porta qui? Ho sentito che aiuti le prostitute. Beh, a pochi bambini piace giocare con dei balocchi rotti. Quindi, quando la pelle si affloscia, i socket vanno fuori posto e gli impianti si guastano. Ah, sono sicuro che avete capito. La gente paga e si aspetta qualità. Le basi del consumismo. Ti prego. Le discariche offrono qualità migliore. Queste ragazze sanno che installi impianti difettosi? Tu li definisci difettosi. Io dico che sono il meglio che posso trovare. Capisci? Che cosa ci guadagni? Quello che possono offrirmi. E hanno sempre qualcosa da offrire. Sei un cazzo di pervertito, lo sai! Che cosa volete? Evelyn Parker. Devo sapere dov'è. Venite nel mio ufficio, prego. Qui passano molte ragazze. Moltissime. Ma diciamo così, credo di dedicare a tutte loro un tocco personale. Chiedi pure in giro. Non sono un semplice bisturi. Vedi, io so cosa vogliono davvero le persone. Essere lusingate. Coccolate, accarezzate, sentirsi degne di tutto questo. Naturalmente, non posso certo ricordarmele tutte. Anche se si tratta di esemplari squisiti come te. Prego, poggiate i vostri deliziosi derriere. Quando ho fatto il suo nome, ti sei agitato. Non cercare di fregarmi, so che te la ricordi. Ho una malattia neurologica. Non è facile convivere con questi tic. Davvero, mi piacerebbe sapere di chi stavi parlando. Che mi dici dei registri? Terrai pure qualche documento. Non si registrano impianti come questi. Mai e poi mai scrivere nomi. Capelli blu, chip da doll, impianti da brain dance all'avanguardia ma danneggiati. È stata qui? Povera ragazza. Ho cercato di aiutarla davvero. Ma come vedi, non ho esattamente una struttura all'avanguardia. Hai detto che non sei riuscito ad aiutarla. In cosa esattamente? Se solo lo sapessi, ora sarebbe qui, felice e sorridente. Il registro di istruzioni del suo chip era fritto. Ho cercato di sostituirlo. Niente. Il danno proveniva da un netrunner che ha usato un malware personalizzato.
Sì, avrebbe senso. Vieni al punto. Il punto? Ah, sì. Beh, non ho la più pallida idea di dove sia. Basta stronzate! Che cosa l'hai fatto, pervertito? Ora, o metti una museruola a questa creatura, oppure la abbatti. È impossibile avere una conversazione con lei intorno. Sei solo feccia! Un patetico spreco di fiato! Sono molto tentata di abbattere te. L'hanno presa due bestioni di uno studio di BD. Non so neanche i loro nomi. Voglio dettagli, cazzo! Il nome dello studio! Hanno parlato di una falena, credo. Di un virtù per la Death's Head. Hanno detto che sarebbe stata perfetta. Giuro sulla mia vita, io non so dove sia. Mi serve una boccata d'aria. Esco un attimo. Infrangere il contratto e rinunciare al mais della biotecnica del prossimo anno. Pensate che le persone in Alaska meritino aiuti umanitari? O invece che dovranno imparare la lezione? Potete votare all'indirizzo qui sotto. Bizzarro incidente o attacco premeditato? Le nanoami terrorizzano gli abitanti. L'ho lasciata tornare al Clouds. Potevo fermarla, ma non l'ho fatto. Non preoccuparti, la troveremo, lo so. Troveremo quel cazzo che è rimasto del suo corpo martoriato. Ehi, non perdere la speranza! Vuoi arrenderti proprio ora? No. L'unica pista che abbiamo è una XBD. Dove ci porta? Sappiamo anche che dobbiamo cercare qualcosa collegato alla Death's Head. Meglio di niente. Non capisco il tuo ottimismo. A me sembra che non abbiamo in mano niente. Il simbolo della Death's Head ti ricorda qualcosa? Qualsiasi cosa, anche insignificante. Questo settore, cioè il mercato, copre ogni genere di fetish. Ha un sacco di diramazioni, ma gli studi di XPD cambiano in continuazione. Il che li rende più difficili da trovare e arrestare. Dobbiamo scoprire dove girano questi video. Deve essere un qualche buco. Dubito che girino all'esterno. Sì, deve essere un luogo tranquillo, appartato. Potremmo trovare qualche indizio in uno dei loro virtù. Sarebbero degli idioti a lasciare indizi. Tutti si lasciano dietro delle tracce. Si tratta solo di sapere dove cercare. Fortunatamente per me, ho al mio fianco la miglior specialista di BD della città. Un paio di occhi esperti in più. Beh, la tua specialista di BD ha un'idea migliore. Piaceri di Night City, un dominio con un gemello sulla Darknet. Da lì passa ogni genere di cosa. Potremmo trovare qualcosa di utile.
Fammi pensare un attimo. Conosco una fixer di Westbrook. La contatterò. I fixer non danno informazioni al primo che passa. Ho fatto un paio di lavoretti per lei. Non che mi debba un favore, ma... vediamo cosa ha da dire. Intanto vedo di trovare qualcosa sul dominio dei piaceri di Net City. Ti aspetto al furgone. Amico, vuoi fotterci? Mancano quattro buste qui. È quello che ho concordato con Pablo. Se non ti piace, prendi della cosa. Pronto? Volevi parlarmi? Sto cercando una brain dance. Ah, qualcosa in particolare? Con il logo della falena della Death's Head. Che? Oh... parliamo di roba pericolosa. Ti consiglio di fare attenzione. Puoi procurarmi uno di quei video? No, ma credo di sapere chi potrebbe. E sarebbe? C'è un negozio a Jig Jig Street. Ha un catalogo che è un vaso di Pandora. Sto aspettando. Volevi dire qualcosa? Grazie, Waco. Di cibo spazzatura. Yo, yo, hai mai provato la Rainbow Pop? E la Purple Ace? Ne ho di... Tutti i colori, davvero. E questo cosa fa? Prova a immaginarlo. Sto cercando qualcosa di speciale. Una brain dance che faccia... cioè un porno? No, qualcosa di più hardcore. Ah, qui non lo trovi. Ma c'è un tizio a Jig Jig Street che ha parecchi video strani. Cioè, davvero strani. Ho qui qualcosa che ti farà bagnare per ora. Un attacco! Correte! Un altro attacco! Sto cercando qualcosa di grezzo, autentico. Vendo solo roba grezza. Che cosa ti piace? Voglio qualcosa che mi colpisca, che mi scombussoli i neuroni. Abbiamo di tutto, amico. Box a mani nude, sparatori, interrogatori di operazioni segrete, amputazioni. Nah, intendo più qualcosa come... beh, lo sai. Dei fetish? No. E dai, sai che cosa intendo? No, non lo so. Credi che farei questo lavoro se sapessi leggere la mente? Voglio sapere cosa si prova a uccidere qualcuno. Vedi, non era così difficile. Allora, ho dei classici dall'ultima... Torno un'altra volta. Ci conto. E tu?
Compri qualcosa o resti lì impalata come uno sbirro sotto copertura? Sto cercando delle BD. Particolari. Particolari? Che sei, uno sbirro? Se fossi uno sbirro, saresti già in manette per quello che hai venduto al cliente prima di me. D'accordo, d'accordo. La prudenza non è mai troppa. Cosa vuoi? Dammi il meglio che hai. Qualcosa della Death's Head. Non ti facevo un'intenditrice. Ma un Death's Head ti costerà. Che ne dici di uno sconto per una nuova cliente? Faccio sconti solo ai clienti abituali. Se non hai soldi, sparisci. Dove li prendi questi video? Dicevi di non essere uno sbirro. No, sono solo curiosa. Una volta avviato il tuo virtù, scommetto che la tua curiosità sarà soddisfatta. La gente che crea questi video è ossessionata dalla privacy. Non ci ho neanche pensato a chiedere da dove vengono. Probabilmente è per questo che sono ancora vivo e qui con te. Hai niente che potrebbe interessarmi? È stato un piacere fare affari con te. Hai un aspetto davvero delizioso. Vieni qui e fatti leccare un po'. Salta su. Ehi, V. Preparo il sistema. Tu allacciati bene il visore. Guarderai mentre lo monto in tempo reale. Un classico. Quando vuoi sono pronta. Voglio che mi descrivi quello che vedi. Magari mi sono persa qualcosa. La modifica è pronta. Scava pure quanto vuoi. Una scav? Chi l'avrebbe mai detto che quando non fanno a pezzi la gente girano XBD? Ordinata di recente. Povero coglione. Sulla tuta c'è il logo della Electric Corp.
Box normale. Decker, logo Tanaka & Rogers. Sinonimo di spazzatura. Aroma di caffè sintetico da 4 soldi. È pure freddo. Bucky Slice. Il caffè era freddo. È lì da ieri, probabilmente. La pizza sembrava più recente. Quindi? Significa che qualcuno ordina regolarmente da Bucky Slice e non lo fa per il sapore e gli ingredienti freschi. Quella pizza sta di polistirolo. Nessuno attraverserebbe la città per ora. Ok, dobbiamo cercare una centrale della Electric Corp vicino a un Bucky Slice. C'è anche un Bucky Slice. Ma come si fa a esserne sicuri? Ci siamo, la vecchia centrale della Electric Corp a Charter Hill. Dovrò accontentarmi per ora, non c'è altro in questo video. Non perdiamo tempo. Per forza, vieni con me. Su, andiamo. D'accordo. Non è poi da molto che la Moore ha lanciato la nuova gamma di impianti di fascia alta. Il cranio di titanio Breton che... Non riesco a togliermi dalla testa il Virtù che abbiamo visto con la falena della Death's Head. Se registrano soltanto Snuff, allora... Smettila! Dovrebbero essere dei completi idioti per sprecarla per uno Snuff. Che vuoi dire? Parliamo di una che non solo ha un talento naturale in quello che fa, ma che ha anche un impianto da doll. Voglio dire, non è qualcosa che si trova tutti i giorni. Accelererebbero considerevolmente gli effetti di cyberpsicosi. I responsabili delle pubbliche relazioni e i legali hanno subito smentito ogni tipo di accusa. Il giornalista che ha diffuso la notizia, Franz Kay, è stato accusato di diffamazione e condannato a 10 anni. Considerando tutti gli aspetti, prevedo comunque un futuro luminoso per la New Technologies negli anni a venire. Volete un mio consiglio? Comprate e non pensateci più. Eccoci qui. Vogliamo entrare? Cerca un accesso. Io resto indietro a scansire la sottorete per vedere se trovo le planimetrie del complesso. Appena scopro qualcosa ti raggiungo. Fino ad allora teniamoci in contatto. Non sarà una passeggiata. E? Se mi stai dicendo di non entrare, lascia perdere. D'accordo, vado.